Intanto un saluto a tutti. Cominciamo ad uscire per la prima volta con un video in audio, visto che tutti quelli che ho messo fino adesso sono muti come i pesci. Comunque, niente, visto che comunque c'era un po' di gente che sul nostro forum era da un po' di tempo che aspettava delle novità sui ricambi. Finalmente oggi sono riuscito ad avere i primi prototipi dalla fonderia. E quindi, come potete vedere, sono andato a realizzare giranti della pompa dell'acqua. Queste qua inclinate circa un 10 gradi, 15 gradi, quello che è, sono quelle del 3,5. Questa qua da 600. Come noterete, quella del 3,5 è un po' più piccola, però è un po' più piccola rispetto all'altra. Ci sono 2 mm che ballano, però visto che li ha maggiorate di 2,5 mm, questa qua può diventare quella del 600. Come difatti ci sarà in previsione di far saltare fuori delle giranti per il 600 come gli originali e delle giranti per il 600 modificate, cioè come il 3,5 con le alette inclinate, dovrebbero avere più portata di acqua. È una cosa che andremo a verificare. E allora, la qualità della fusione è, come potete vedere voi, ottima. Logicamente vanno finite. Poi questo qua è il manicotto dell'acqua che si trova sulla testa. È un treviglie. E niente, questo qua in origine è in nylon caricato a vetro. Il problema qual è? La tenuta la fa l'OR qui sotto sulla sede. Qui ci sono dei fori dove ci sono delle viti da M6 che vanno a chiudere. Normalmente quando comincia a perdere si va a tirare queste viti. Chi è inesperto, pensando che con più si tira, meno acqua esce, ma se l'acqua esce perché l'OR sotto è schiacciato e quindi si spacca il corpo. Li ho fatti in alluminio, verranno anodizzati neri come i primi che ho fatto, tra parentesi, appunto per evitare definitivamente la problematica del corpo rotto. Questa è una bella chicca. Questo è l'anima, la fusione del collettore in gomma, tra parentesi, che monta su il 600 a partire dal Cobra in avanti, non l'89. E questo qua ci sarà un po' da lavorarci perché col primo prototipo diciamo che ci siamo avvicinati, ma deve ancora fare dei cambiamenti perché va su in uno stampo a 3 stadi dove i primi 2 stadi bloccano l'anima, la fusione in alluminio e la terza va a concludere il pezzo della gomma che va su. E quindi diciamo che siamo sulla buona strada. Poi dulcis in fondo, questa è una pompa originale Gilera che proviene dal paradiso. Era grezza, aveva un sovrametallo di 2 decimi, è stata lavorata. So che il problema qual è? Che non si riescono più a trovare al paradiso. Ossia, ci sono, ma ormai è diventata quasi una cosa impossibile andare. E niente, mi sono deciso anche su questa cosa qui di vedere di far giù un pezzo nuovo. La fusione, l'alluminio è decisamente migliore, è da lavorare. Il prezzo, il discorso è del prezzo. Cosa mi ha spinto a far questo?
E il prezzo è lievitato esponenzialmente in una maniera incredibile per questi pezzi che sono ancora giù e quindi sono diventati proibitivi. Quindi ci stiamo dentro tranquillamente al di sotto di quel prezzo lì a partire da zero a ottenerlo in fusione e lavorarlo. Quindi diciamo che secondo me è ancora un ottimo risultato che abbiamo ottenuto. Si spera che qualche moto venga salvata da tutti questi pezzi nuovi, al posto di andare a cannibalizzare. Questa qua è molto bello questa parola. Altre moto. E quindi niente, portiamo ancora un po' di pazienza. Entro breve, sicuramente le giranti e i manicotti ci siamo al 100%. Anche se sulla girante volevo fargli ancora una piccola modifichetta, fattibile entro pochissimo. Questa qua dovrò toccarla ancora un pelino, ma ci siamo al 95%. Mentre per il discorso dell'anima in alluminio del manicotto in gomma del Cobra Nord-Est R, ci vorrà un po' più di tempo, però diciamo che siamo sulla buona strada. Poi una volta che questo qua verrà, diciamo, finito, il grezzo verrà finito definitivamente, si dovrà avere una lavorazione di spianatura, una lavorazione una lavorazione di bareno all'interno dei fori per fare una centratura perfetta, visto che dovrà andare dentro in uno stampo molto calibrato. Non mi spaventa la cosa. Di sicuro la farò io personalmente, però vabbè, quando sarà il momento, come ripeto, come ho già detto prima, i risultati arriveranno sicuramente. Intanto vi saluto e vi auguro una buona giornata.